Giorgio Chiellini ha perso la finale di MLS con il suo Galaxy e ha detto parole un po' così al termine della partita, perché ha detto: potrebbe essere stata la mia ultima partita in MLS e potrebbe essere stata anche la mia ultima partita da calciatore. Ora devo decidere che cosa fare, decidere se seguire la testa, il cuore o la gamba, segno che anche il suo fisico sta iniziando a dargli dei segnali, come potrebbe essere diversamente, è logico, è naturale, fa parte di tutti. Ma poi quando un giocatore come Giorgio Chiellini, che a me sinceramente è entrato proprio nel profondo, è stato un bel colpo al cuore vederlo andare via, quando un giocatore del genere arriva lì, in quelle zone in cui potrebbe essere tutto finito, dispiace, e dispiace enormemente. E Chiellini ha detto che nel suo futuro, deve essere onesto, vede pure la Juventus. Poi, che la Juventus in questo momento stia pensando al ritorno di Chiellini sì o no, questo non ci ha dato a sapere. E Chiellini non ha parlato di futuro prossimo, immediato, un futuro sul lungo termine, ha parlato di futuro, ha detto: io nel mio futuro comunque vedo ancora la Juve. Quindi tra Chiellini e la Juve probabilmente non è finita qua, vedremo che cosa accadrà nel futuro. E Bonucci? Voglio parlarvi pure di Bonucci, perché ci sono diverse cose da dire. Intanto buona domenica, ben ritrovati, come state? Spero tutto bene. Oggi è un momento un po' particolare, intanto vi chiedo un supporto, un mi piace, un'iscrizione, un commento al canale, se volete gli abbonamenti per vedere i video in anteprima, e vi racconto un po' quella che è stata la mia volontà di vedere la partita con l'Inter. Si è rotta la cabina della telecom di internet qui vicino a casa mia, quella che mi fornisce appunto la connessione, e si è rotta di sabato mattina, quindi tutto sabato senza internet, tutto domenica senza internet. Hanno detto che forse la ripareranno domani. Per uno che lavora con internet non è un disguido da poco, devo dire la verità. E sto vivendo con l'hotspot del cellulare, wow, meraviglioso. Anche questo stesso video verrà caricato così, non ho idea di quando andrà online, spero che possiate vederlo un giorno. E ieri mi sono guardato due partite in hotspot col telefono, si vedeva molto bene. Mi sono guardato Atalanta-Milan spegnendo un quarto d'ora al termine, quindi mi sono perso quel gol di Muriel in diretta meraviglioso di tacco che ha sancito la sconfitta del Milan, e soprattutto mi sono perso l'Inter. Ieri sera, prima di andare a letto, volevo recuperarmela, riguardarmela, ero riuscito a non spoilerarmi il risultato e quindi ho detto: dai, me la guardo così. Sono riuscito a vedere il primo tempo a spizzichi e bocconi, perché poi una volta andavano, poi non andava la connessione con il tethering del telefono, quindi ogni tanto si bloccava, uscivi, rientravi, insomma il primo tempo è durato 15 ore praticamente. Dopo il 3-0 dell'Inter ho detto: vabbè, Udinese, grazie mille per avermi regalato un piccolo sogno, una piccola speranza, spengo e faccio prima. Alla fine ne hanno fatto un altro nel secondo tempo, quindi no. Meglio così, meglio che abbia spento. Quindi spero che possa esserci la volontà da parte vostra di dire: va bene, dai, gli lascio un commento di supporto, un'iscrizione per far vedere che anch'io ci tengo. No, parliamo un attimo di quelli che invece sono gli argomenti legati alla Juve, anche se Chiellini e purtroppo in questo momento anche l'Inter sono argomenti che si legano alla Juve. Perché ieri vi ho parlato di quella che è la situazione legata al gruppo squadra della Juve. E nelle pagelle vi parlavo della squadra, di quelli che vogliono prendersi le rivincite, cioè la Juventus è stata impastata in questo modo, in questa stagione, questa è l'anima di questa Juventus. Quanto sarà destinata a durare? Io qui alzo le mani, perché solitamente queste squadre sono molto umorali, le squadre di questo tipo qua, quelle squadre che si aggrappano al cuore, che si aggrappano al cervello, che si aggrappano all'unità di intenti, sono molto umorali, se poi non riescono ad avere anche un accompagnamento dal punto di vista tecnico-tattico. E questa è un po' la mia paura, perché secondo me dal punto di vista tecnico rispetto all'Inter siamo carenti, e dal punto di vista tattico rispetto all'Inter siamo carenti. Dal punto di vista emotivo invece secondo me siamo superiori, siamo superiori. Se da due punti di vista siamo inferiori, da uno siamo superiori. Vediamo quanto questa cosa può essere impattante all'interno di questa corsa, dove secondo me la Juve non è obbligata a vincere lo scudetto. Per me non lo era nemmeno l'Inter a inizio anno, però ora mi sembra abbastanza evidente che l'Inter sia la squadra da battere, sia la squadra più attrezzata, la squadra con più possibilità poi alla fine di alzare lo scudetto.
dicevo che non era l'obbligo dell'Inter perché Napoli era campione d'Italia e quindi solitamente chi è campione d'Italia è la favorita anche se vincere una cosa e confermarsi un'altra, è perché il Milan secondo me aveva fatto un'ottima campagna acquisti. Ora Milan e Napoli hanno perso nell'ultima gara, Napoli proprio contro la Juve ha allungato ancora una volta su queste due squadre. Sì, d'accordo, quando parliamo della volontà di tornare a giocarci le coppe, ci giochiamo le coppe, ci giochiamo la Champions anche se arriviamo secondi o se arriviamo a lottare fino all'ultima giornata e magari vinciamo lo scudetto, anzi tanto meglio. E dato che credo che ci sia una e una sola motivazione dietro questo cambio morale della Juventus, perché di questo dobbiamo parlare, cioè l'unità di intenti, la costruzione di un gruppo e il fatto che ci sia più armonia generale dentro il gruppo rispetto all'anno scorso, voglio tornare al, non lo so, non me lo dico, 28 maggio, quindi andiamo indietro di 7 mesi circa, praticamente, dato che siamo quasi a Natale. Bonucci, 2 punti, queste ultime stagioni non sono state all'altezza della Juventus, se non raggiungi neanche gli obiettivi minimi alla Juve non va bene. E scrivevo, un altro giocatore che va nella direzione opposta, e questa volta è il capitano. Situazione grottesca. Riavvolgiamo il nastro. La prima cosa che fa Giuntoli da direttore sportivo della Juventus. Prende la macchina, va, non mi ricordo dove, in Toscana, dove era in vacanza Bonucci, gli suona il campanello e gli dice, sei fuori rosa. Non puoi neanche più allenarti con il resto della squadra. Di Maria, non gli rinnoviamo il contratto. Paredes, non lo riscattiamo. Su Cuadrado ho un po' di dubbi, perché non mi è sembrato un giocatore di quelli che poteva essere un problema o che ha giocato contro, semplicemente il passare degli anni che ha portato a essere Cuadrado meno impattante rispetto agli anni precedenti, e lo stiamo vedendo anche in questa stagione dove non è più la Juve. L'unico spiraglio che mi tengo su Cuadrado è il fatto che sia andato all'Inter, e non so se sia andato all'Inter per mancanza di alternative. Può essere la volontà di rimanere in Serie A, la possibilità di vincere un altro trofeo in Italia, può essere, però mi tengo ancora aperta una porticina del fatto che Cuadrado sia andato all'Inter per dispetto, tra molte virgolette per dispetto, per dimostrare che mi avete mandato via, mi avete considerato un giocatore di un certo tipo non più corretto per lo spogliatoio, e allora vi faccio vedere. Non credo che sia questa la situazione, ma il fatto che abbia scelto l'Inter un pochino me lo tengo, poi secondo me i calciatori la vivono in maniera completamente diversa dai tifosi, però Cuadrado è uno di quei giocatori che con l'Inter invece l'ha sempre vissuta in prima persona, e quindi era un trasferimento che aveva fatto discutere, no? Già da quest'estate, perché anche gli interisti dicevano come Cuadrado non sta giocando, è infortunato spesso, fisicamente non sta bene, però me lo tengo lì. Però questi 4 sono di quelli che sono usciti dalla Juve. Stiamo parlando di giocatori con un palmarès importantissimo, stiamo parlando di giocatori con un'esperienza importantissima, stiamo parlando di giocatori anche che tecnicamente possono far tanto. Cuadrado, non ve lo devo descrivere io. Bonucci, finale dell'Europeo, fa gol lui, vince l'Europeo da titolare proprio insieme a Chiellini, un giocatore che con la Juve ha vinto tantissimo, un altro di quelli che non devo descrivervi. Paredes e Di Maria, campioni del mondo appena neanche un anno fa, neanche, di cui Di Maria gol in finale, cioè Di Maria giocatore per antonomasia proprio di quelli vincenti, Champions, mondiali, trofei, di tutto. Però giocatori che sono arrivati alla Juventus non con la volontà di fare il bene della Juventus. E ne parlavo l'altro giorno, anzi, ieri parlavo con un mio amico, io ho portato anche qua sul canale, che lui proprio per Allegri è patito, c'è ancora l'immagine a profilo di Allegri dal giorno in cui è tornato proprio patito, e mi ha detto, anzi vi leggo il messaggio, perché leggendovi il messaggio fa ancora più ridere, secondo me. Mi ha scritto, a calcio, in un campo 100x50, dove si corre con i piedi e si gioca con i piedi, fa assist Cambiaso e gol Gatti, mi volete dire che conta gli schemi? E gli ho risposto, siamo passati da le partite si vincono con le giocate dei campioni, le partite si vincono con i gol di uno che 4 anni fa era in promozione. Mi fa ridere perché entrambe le situazioni sono veritiere, no? Cioè, nel senso che la Juve sta vincendo con l'empatia del gruppo in questo momento, con un approccio tattico che l'anno scorso invece aveva fatto buchi nell'acqua, proprio perché probabilmente il gruppo non seguiva queste indicazioni. E siamo passati al fatto che sono i campioni che vincono le partite, anche una squadra di giocatori che si vuole prendere le rivincite di gregari sta riuscendo a fare questi punti in Serie A, sta riuscendo a tenere questo filotto che vediamo fino a quando terrà botta.
vediamo, siamo aperti a tutto, siamo aperti alle scommesse, anzi, scommesse è un brutto tema da toccare in quest'annata, però siamo aperti ai pronostici, ognuno possa fare il suo pronostico. Però è vero, perché come Di Maria quest'anno in rosa non ce n'è neanche uno, neanche uno, zero. Come Cuadrado, zero. Come Bonucci, come Paredes, qualcosa si può rimaneggiare, si può ragionare, anche se Nicolò Caviglia l'abbiamo visto veramente tanto poco, tanto poco. Tant'è che potrebbe addirittura partire in prestito a gennaio, c'è questa possibilità, con la Juve che è scheletrica quasi a centrocampo e si parla addirittura di una partenza di un giocatore a centrocampo. Come Bonucci, proprio come Bonucci non ce n'è, perché quel lancio di Bonucci dei tempi d'oro era una goduria per gli occhi ed era un'arma potentissima per la Juve di Conte, di Allegri, di Sarri, di Pirlo, sempre stata un'arma potente. Però credo che quei giocatori lì siano stati epurati proprio per quel motivo lì. E vi dico la verità, oggi col senno di poi, credo che Bonucci sia stato l'apostrofo epurato, perché provo a darvi una ricostruzione di quello che secondo me è stato. Bonucci non era soddisfatto del rendimento della Juve, proprio perché alla Juventus non si è vinto negli ultimi due anni, queste ultime due stagioni non sono state all'altezza della Juve, se non raggiunge neanche gli obiettivi minimi non va bene, e Allegri aveva tutt'altra visione, anche per difendere il suo operato. Lo ricorderete, dopo l'eliminazione col Villarreal, Allegri che dice no, non è stato un fallimento, è disonestà intellettuale parlare di fallimento. L'anno scorso che dice se avessi voluto vincere sarei andato da un'altra parte. Quest'anno che dice l'obiettivo principale è arrivare nei primi quattro, poi certo il sogno. Però mi sembra che le aspettative e le ambizioni della Juve negli ultimi anni siano state tutte ridimensionate, tutte ribassate. Certo, una squadra differente dagli ultimi anni, indubbiamente. Però la Juve, credo che, come abbiamo detto con quella frase di Montero, la Juve si deve ragionare sempre per provare a vincere. Cioè l'obiettivo è sempre la vittoria. E quelle parole di Bonucci lì descrivono molto la situazione della Juve. La Juve. La storia della Juve. Una squadra che, se non raggiunge neanche gli obiettivi minimi, non va bene. E quindi una corrente di pensiero che non andava bene. Infatti mi preoccupa un po' il fatto che ci siano dei calciatori che in questo momento stiano parlando, parlo di Rabiot, di Gatti, che comunque sono giocatori strettamente legati ad Allegri, eh? Rabiot e Gatti, abbiamo visto anche con gli ultimi filmati, c'è proprio un rapporto, quasi un'unione tra Allegri, Gatti e Rabiot, tra Allegri e Rabiot e Allegri e Gatti, proprio giocatori di Allegri, giocatori che morirebbero per Allegri, secondo me, in questo momento. Non sto parlando di giocatori che vanno contro Allegri, però secondo me ad Allegri spaventa un po' questa cosa che giri, anche la volontà, o più che la volontà di dirlo, perché io mi rifiuto di pensare che dentro la Juve ci sia della gente che non ci pensi davvero, ma di dirlo pubblicamente, di dirlo ai microfoni, di farle uscire queste cose. E allora mi viene da dire, Bonucci cannato, quelle frasi lì sono state la punta dell'iceberg, l'ultima goccia che, perché sì, e queste cose non le si possono dire, cannato, prima mossa di Giuntoli, cannare Bonucci, la prima cosa che fa Giuntoli, prende la macchinina, va a dirgli Leonardo sei fuori, e poi secondo me Bonucci invece ha fatto la figura del bambinaio, perché dopo quell'intervista, così era Sport Media, è stata Trevisani, non mi ricordo neanche più, dove parlava, faceva riferimenti, non nominava neanche Allegri, quelle robe lì secondo me sono state una bambinata, ne ho già parlato in passato in un video dedicato appositamente, però mi sono sembrata un po' una roba così. E quindi l'impressione che l'anno scorso ci fossero effettivamente dei giocatori che remassero contro l'allenatore, remavano davvero contro l'allenatore, giocavano davvero contro. Io ho sempre un po' paura a fare questi discorsi qua, perché non un calciatore della Juve, un calciatore in generale che gioca contro, per me per definizione è errato, perché cioè, ti paga lo stipendio, sei un professionista, tu devi sempre dare il massimo per la tua casacca. Figuriamoci in una squadra come la Juve. Giocare contro la Juve o nell'Inter o nel Milan, nel Real Madrid, nel Barcellona, cioè sono quelle cose che dici ma cosa diavolo state dicendo? Ma sul serio? E mi lascia sempre un po' di paura questa cosa qua. Eppure sembrerebbe così. Eppure sembrerebbe così. Secondo me questa unità di gruppo nasce proprio dal fatto che
c'è stata una vera e propria epurazione, ma di questo ne avevo già parlato. Però la figura di Bonucci mi sembra molto, molto, molto emblematica. Perché pensandoci oggi a quello che è stato, che è diventato questo gruppo, pensando a quelle parole di Bonucci che erano in netto contrasto, che andavano nella direzione opposta, che andavano ad evidenziare delle cose che non andavano, vedendo come è stato epurato Bonucci e vedendo cosa è diventata adesso la Juve, e adesso su Bonucci c'ho un po' di pensieri che frullano per la testa. Non so se sono io l'unico che si è fatto questo viaggio, e le parole di Chiellini invece di oggi, nel mio futuro vedo ancora la Juve, vanno ancora in netta contrapposizione. Cioè Bonucci e Chiellini sono due figure completamente opposte quasi in questo momento, sono sempre stati un tutt'uno, si sono sempre omologati alla perfezione, pure Bonucci che va al Milan, Chiellini che, io me lo ricordo quell'estate, il giorno che Bonucci va al Milan, Chiellini mette sui suoi social come immagine profilo una maglia della Juve che viene tirata, che mostra lo scudetto, che mostra lo stemma, quelle cosine, che Bonucci che fa gol, Chiellini che invece poi diventa il capitano della Juve, cioè sono tutte quelle cose lì, li avevo sempre visti come divisivi, e oggi dopo queste parole di Chiellini, forse l'ultima partita, forse mi ritiro, forse torno alla Juve, e penso invece al gruppo che oggi è la Juve e penso a Bonucci, completamente dall'altra parte. Non so se ho reso il concetto, ma queste erano alcune cose che volevo sottolineare. Ciao ragazzi, buona domenica.